A 5150 km sotto la superficie si trova il nucleo. Grazie alla tomografia abbiamo svelato il suo mistero, scoprendo che è una sfera di ferro cristallizzato con una superficie costellata di rilievi. Nuove immagini sismiche ci mostrano che il nucleo ruota a una maggiore velocità rispetto al resto del pianeta. Questo perché galleggia in un mare di metallo liquido caldo. A una profondità di 2900 km c'è il nucleo esterno costituito da ferro e nickel liquidi. Sopra questo oceano di ferro liquido, la tomografia ci mostra catene montuose e sopra ancora enormi formazioni rocciose galleggianti dette anticontinenti. Gli scienziati pensano che queste formazioni rocciose si trovino nel luogo più improbabile, ai piedi di una vasta area costituita da rocce ultrafemiche stabili, ossia il mantello. Queste formazioni rocciose spingono i pennacchi di materiale incandescente attraverso il mantello, facendoli risalire in superficie fino al guscio più esterno, uno strato sottile di roccia, cioè la crosta. La crosta terrestre è suddivisa in zone chiamate placche. Con il movimento del mantello sottostante, queste placche si scontrano e entrano in collisione, dando luogo a migliaia di scosse al giorno. Abbiamo sempre pensato che i vari strati del nostro pianeta non interagissero tra loro. Ma adesso, invece, sappiamo che non si possono prendere in considerazione separatamente. Per capirne meglio la dinamica, dobbiamo sapere cosa accade sotto. Ma come si fa ad esplorare un posto dove non si può andare di persona? Alcuni ricercatori hanno risolto il problema prendendo dati sismici e trasformandoli in una specie di videogioco. Se osserviamo sotto la crosta terrestre, vediamo che adesso si sta verificando una serie di terremoti sotto la superficie dell'Alaska. La geofisica Magali Billen utilizza uno strumento nuovo e del tutto rivoluzionario per trasformare i dati sismici in una fantastica esperienza in 3D. Si chiama CAVES, Center for Active Visualization in Art Science. Lavorare in questo centro è molto divertente. Si salta dentro per osservare e capire ciò che abbiamo di fronte. Il centro ha sede all'Università di Davis, in California, e fa uso di proiettori, software sofisticati e potenti processori per ottenere immagini incredibili. Utilizzando un telecomando simile a quello della Wii, Billen ha tutto sotto controllo. Può ingrandire la Terra, rimpicciolirla e può persino entrarci dentro. Questo metodo ha un grande vantaggio, cioè consente di individuare, di visualizzare delle cose che non si stavano nemmeno cercando. Con questo strumento, la dottoressa nota elementi che altrimenti non sarebbero visibili. Riesce persino a capirne il funzionamento. Lo strumento in questione ci consente di entrare nei nostri dati letteralmente. Entriamo nella Terra come se fossimo lì. Queste immagini ci dimostrano che tra i fenomeni della superficie e quelli all'interno della Terra c'è uno stretto legame. Per esempio, il vulcano islandese che blocca tutta l'Europa nel 2010 non è altro che la punta di un'enorme catena che scende a una profondità di 1600 km. Sotto l'Africa, un pennacchio caldo che ribolle potrebbe con il tempo separare il continente in due parti. E dall'altra parte del mondo, vediamo che gli enormi vulcani hawaiani sono alimentati da un altro pennacchio che nasce da un anticontinente, vicino al caldo nucleo esterno. I terremoti e i vulcani sono la prova che esiste quel legame. E anche le catene montuose giganti ne sono la dimostrazione. Tutto scaturisce dai moti convettivi del mantello. Nella Western Deep Levels Mine c'è il pozzo più profondo del mondo. Qui è possibile il massimo avvicinamento al centro della Terra. L'oro vi fu trovato alla fine del XIX secolo e gente da tutto il mondo si precipitò in questo paese per raccoglierne il più possibile dalla superficie.
Molto presto, tuttavia, si cominciò a scavare in profondità nel terreno. La bramosia dell'uomo per loro ha prodotto in poco più di un secolo il pozzo più profondo del mondo. Dopo un viaggio di mezz'ora e due cambi di ascensori, si arriva al punto più profondo della Terra, a 3.578 metri sotto la superficie. La Terra non presenti segni di attività vulcanica, le rocce contengono una gran quantità di calore. Più si scava in profondità, più la temperatura aumenta e ciò rende le condizioni lavorative abbastanza difficili. La temperatura delle rocce in superficie è di circa 15 gradi. 1000 metri più sotto raggiunge i 25 gradi. Intorno ai 2000 metri la temperatura delle rocce ha raggiunto i 35 gradi. Cosa possiamo aspettarci dunque ad una tale profondità? La temperatura interna della roccia supera i 52 gradi. Il punto più profondo del mondo è ben poca cosa rispetto a quel colosso che è la nostra Terra. Gli intricati corridoi di una miniera d'oro ci offrono una vaga idea del mistero che si trova al centro del nostro mondo, dove la temperatura è stata calcolata intorno ai 4.000-6.000 gradi. Tale inferno sembra quasi impossibile se si considera che la superficie del pianeta è relativamente calma e fresca. Ma il raffreddamento è andato poco in profondità, soltanto di 50 chilometri. Al di sotto di questi il nostro pianeta è letteralmente una palla di fuoco. L'eruzione progredì rapidamente. Presto la lava raggiunse l'altezza di 150 metri e l'attività si diffuse su una zona di circa 9 chilometri. Questo tipo di eruzioni presenta un gran numero di caratteristiche uniche. La Terra si spacca e una gran quantità di lava esplode formando una larga cortina. La lava è molto morbida e ciò indica che proviene da una zona molto profonda. Il diavolo, loro seduttore, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, proprio dove si trovano la bestia e lo pseudoprofeta. Saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Vidi poi un trono bianco, molto grande. Davanti a colui che sedeva su di esso, fuggirono il cielo e la terra, e il loro posto non si trovò più. I morti, grandi e piccoli, stavano davanti al trono, mentre venivano aperti dei libri. E un altro libro fu aperto, quello cioè della vita. I morti venivano giudicati in base a quanto stava scritto nei libri, secondo cioè le loro opere. Infatti, dopo che il mare ebbe dato i suoi morti, e la morte e l'Ade ebbero dato i loro morti, furono giudicati singolarmente, secondo le loro opere. La morte e l'Ade furono gettati nello stagno del fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno del fuoco. Quindi chi non si trovò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco.